lentezza è proprio il rallentare. E che noi abbiamo questo forma mentis, se vado lenta, perdo tempo, andate a vedere che cosa c'è lì dietro di vostro, no? Perdo tempo, ah, ma poi sono inutile, ah, ma poi non sono efficace ed efficiente. Mentre se noi pensiamo, immaginate, ricordatevi, no? Quando noi facciamo un qualcosa in cui siamo totalmente assorti, leggiamo un libro, abbiamo la percezione che il tempo si sia dilatato in quel momento lì. O stiamo bene con una persona e perdiamo la cognizione del tempo. Teniamo conto che il tempo si misura secondo Cronos e Kairos. Cronos è il tempo che passa, cronometro, minuti, allora i secondi sono uguali per tutti, i minuti sono uguali per tutti, le ore sono uguali per tutti, gli anni, i mesi, eccetera, eccetera. Kairos è come noi gestiamo il tempo, quindi è come noi gestiamo il nostro tempo interiore. E allora lì, se noi impariamo a essere presenti in questo momento, sta accadendo dentro di me che cosa? Che sono in ascolto. Porto l'attenzione a quali sensazioni ho in questo momento dentro di me. Provate a farlo. Ascolto quando respiro, fin dove arriva il mio respiro, si ferma qua o scende un pochino più giù? Dove sono in questo momento? E più imparo a essere consapevole di dove sono in questo momento e cosa sto facendo, più rallento. Rallento. Rallento in quanto ho la percezione che si dilati il tempo. E se voi sperimentate questo, vi avrete veramente la possibilità di rendervi conto che quello che dovete fare lo fate, ma non arrivate più alla sera stravolti e stravolte. Perché noi alla sera arriviamo stravolti o stravolte perché siamo stati spesso con la testa fuori, quindi siamo stati nei nostri pensieri. Devo fare, devo dire, ma sono in ritardo, sono di corsa, quindi siamo nei nostri pensieri, non siamo neanche consapevoli di essere nei nostri pensieri, siamo fuori e basta. Quando io imparo a essere in ascolto di me, quindi dentro di me, che cosa faccio? Vado a gestire in un modo funzionale per me il mio tempo. Sono presente a quello che faccio e quindi non perdo tutte le mie energie dietro ai miei pensieri.